Buongiorno a tutti, io sono il vostro Paniriccardo del mio mondo giocoloso, il mio, il nostro, ma no, questo è solo il vostro canale di YouTube sul mondo della giocoleria e quest'oggi impareremo un bellissimo esercizio con le tre palline. Sì, tre palline perché adesso state imparando le quattro palline e imparare le quattro palline è davvero tosto, è molto stressante, perciò non potete impararle in 10 minuti, un'ora, una settimana, ci vuole molto molto allenamento. Mentre fate quell'allenamento, sbaglierete tantissimo, vi verrà uno stress incredibile e nervoso. Per evitare di diventare matti, magari fate delle pause mentre fate le quattro palline e tornate alle favolose tre palline, che ci saranno sempre le tre palline e ci rimarranno nel cuore. Quello di oggi è un esercizio adatto a queste occasioni, a questo momento della nostra vita con le quattro palline, per rilassarci. Se siamo troppo stressati, facciamo questo esercizio, lo impariamo, non è difficilissimo, non è facilissimo, lo impariamo e ci rilassiamo come non so cosa. L'esercizio in questione è il tennis, ovvero questo. Non so perché si chiami così, penso che rappresenti una pallina che salta la rete del campo di tennis e capiamo subito come farlo. Beh, non è difficilissimo come avete visto, diciamo è difficile la pratica, ma da spiegare è una stupidata. Voi lanciate una pallina da una mano all'altra che sarà sempre in esterno. Come facevate la cascata inversa, reversa, però più in lungo, un attimino più in lungo. Quindi non verso qua, ma verso più l'esterno, vedete? Continuate, continuate e imparate a fare questo tiro più o meno a questa altezza, quindi alto come la cascata con le tre palline, e lo fate continuamente finché non imparate a fare benissimo questo tiro. Una volta imparato, aggiungiamo un'altra pallina e facciamo questo: lanciamo la pallina. Quando sta arrivando la pallina in questa mano, lanciamo questa pallina. Invece di lanciarla dall'altra mano, la lanciamo dritta per poi fare questo giochetto. Quindi la lanciamo dritta, sta per ritornare. E rilanciamo l'altra indietro, la rimandiamo a casa da dove è arrivata. Vedete? Un po' come si faceva nel box, ecco, è abbastanza simile al box questo meccanismo. Uno e due. Vediamo che non era difficilissimo, e ora aggiungiamo un'altra pallina e facciamo la stessa cosa ma insieme. Uno, due, uno, due, uno, due. Vedete? Tutto continuato. E dobbiamo stare attenti a tirarle alte uguali. Ovviamente fate l'esercizio di prima anche con la mano sinistra, ma penso non vi serva perché se state imparando le quattro palline, questo lo imparate veramente con una facilità impressionante. Perciò buonissimo allenamento e vi ho insegnato questo perché potete imparare o inventare anche una miriade di varianti imparate o insegnate da altri, magari miei rivali su YouTube o magari in internet, o magari potete anche inventarvi voi tutte le cose che possono venire in mente di varianti a questo esercizio, che ce ne sono veramente tantissime. Perciò allenatevi tantissimo, buon allenamento soprattutto con le quattro palline e ci vediamo al prossimo video.